liberi dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Bentornati e bentornate di nuovo a tutte e tutti. Apriamo questo mercoledì 16 novembre, sempre con noi, sempre su Radio Città Fujiko, Lepida TV e Icaro TV, sempre con Liberi Dentro, Eduradio e TV. Ciao Antonella, sempre qui con me. Ciao Caterina, ciao a tutti e a tutti e bentrovati. Antonella, ho una notizia per te, perché oggi tra le notizie che ho scelto nella nostra rassegna stampa parliamo di volontariato in carcere. Ti dice qualcosa questo? Beh, altro che se mi dice qualcosa. Grazie a tutti i volontari che ci aiutano, alle associazioni con cui lavoriamo ormai da tempo, noi oggi siamo ancora qui a parlare a tutti, a parlare di carcere. Quindi un ringraziamento alle varie associazioni e a tutte le persone che gravitano intorno al mondo del volontariato. Senza di voi tante cose non andrebbero avanti. Tra l'altro, questa cosa che tu dici, Antonella, è confermata da una ricerca che si intitola Al di là dei muri, pubblicata dalla Casa Circondariale di Busto Arsizio e curata dall'IREF ACLI, che fornisce proprio i numeri del cosiddetto terzo settore, quindi il volontariato, nelle carceri italiane nel triennio 2018-2019. Leggo la notizia su buonenotizie.it, firma di Giacomo Capodivento: volontariato in carcere, il no profit vale l'80% delle attività sociali, quindi un numero strabiliante. Grazie al sociale si riesce a fare tantissimo, soprattutto in carcere. Purtroppo però la notizia è che le cifre del volontariato sono in calo, si stima un dimezzamento del numero dei volontari e le cifre mettono anche in evidenza però uno stretto rapporto tra il volontariato in carcere e il miglioramento delle condizioni di detenzione. Quindi più entrano più volontari, più le condizioni di detenzione migliorano grazie alle attività che i volontari stessi propongono. Nell'81,5% dei casi addirittura l'accesso dei volontari agli istituti di pena avviene attraverso enti e associazioni. Questa è una cosa che noi conosciamo bene per esperienza diretta, però ti chiedo, il terzo settore è importantissimo, svolge un'importante funzione nell'apertura appunto al territorio degli istituti penitenziari, ma vuoi spiegare quali sono i motivi? Beh, il terzo settore, quindi non soltanto il volontariato carcerario, ha il merito di offrire spazi, offrire attività e anche possibilità per, in questo caso, l'esecuzione penale in esterna, cioè per tutte quelle misure alternative alla detenzione carceraria, note come misure di comunità. In secondo luogo, è proprio nel volontariato che si manifesta un forte impegno per la salvaguardia della dignità dei detenuti, colmando quindi l'intervento deficitario dello Stato. A questo proposito vorrei ricordarvi che, poi ne parleremo in un servizio dedicato, dal 22 al 28 di questo mese si svolgerà in carcere, a cura dell'AVOC, la tradizionale festa della famiglia, che ha come obiettivo quello di radunare due volte all'anno, insieme alle persone detenute, i propri familiari nell'area comune del carcere. Sì, e precisiamo che l'AVOC è l'Associazione Volontari Carcere, per chi non la conoscesse. Intanto parlavi di numeri al ribasso, Caterina. Ci dobbiamo preoccupare noi che lavoriamo proprio con le associazioni? Beh, naturalmente il triennio preso in esame è terrificante, perché 18-20 è l'anno, è capitato, ecco, in mezzo il Covid-19, che ha abbassato tantissimo il numero di volontari all'interno delle carceri. Pensate, la cifra si è dimezzata, si è passati da 19.500 volontari a circa 9.800. Quindi dunque un volontario ogni 5 detenuti, si stima. Inoltre ricordiamo che la presenza del volontariato in carcere è prevista per legge. Io e Antonella, che siamo volontarie dell'associazione volontariato AVOC, entriamo grazie all'articolo 17 previsto dall'ordinamento, oppure si può entrare anche con l'articolo 78, che prevede l'accesso a più carceri della stessa regione o del territorio nazionale. E naturalmente le finalità di questa misura comprendono il reinserimento sociale dei condannati e degli internati all'opera e il sostegno morale dei detenuti e degli internati per il futuro reinserimento in società. Quindi tutto questo ci fa capire come il terzo settore, in particolare il volontariato carcerario, abbia un'importanza capitale se si considera che adesso vanno ricollegate l'80% delle attività intramurarie.
Caterina, vuoi spiegare come si può fare volontariato in carcere in modo che chi ci ascolta possa in qualche modo, insomma, parteciparvi? È un'occasione veramente unica. Beh, ricordo come facciamo noi, perché se siete persone che già fate parte di un'associazione di volontariato, anche se non avete mai operato all'interno del settore carcere, potete proporvi e si fa un articolo comunitario che riguarda l'associazione stessa e l'organizzazione che propone le attività. Se invece siete dei singoli cittadini che non hanno mai operato all'interno del carcere e volete proporre delle attività o delle attività anche di formazione, potete fare richiesta al direttore dell'istituto e quindi questo richiede un po' più di tempo perché la singola domanda è da valutare, bisogna valutare l'attività e anche il materiale che vi portate dentro per sostenerla. Tutto questo per, ecco, ci fa capire che la presenza del terzo settore, che in Italia comunque ricordiamolo, è molto variegata ed è in crescita, nonostante i numeri che ho appena citato sul calo dei volontari carcerari dovuti anche purtroppo al Covid, è da tutelare ed è da sostenere per garantire la promozione sociale. Pensate che grazie proprio al volontariato, la maggior parte delle persone come me, come Antonella, e grazie all'AVOC e tutte le persone che abbiamo citato all'inizio, i volontari, le associazioni, sosteniamo le attività in carcere perché facciamo parte del terzo settore. In maniera differente, come singoli cittadini, è più difficile, ci si può riuscire, ma i percorsi sono un po' più lunghi. Io mi fermo qui, se avete delle domande in merito comunque potete anche fare riferimento al sito web dell'associazione AVOC e lascio la parola a Mirko Tesini, l'ospite della nostra settimana, che è l'operatore della cooperativa Open Group e anche coordinatore del rifugio notturno della solidarietà. Ieri ci ha raccontato un po' la storia dell'istituto e oggi ci racconta come nasce la struttura del rifugio tra storie e leggende. Ha un'origine molto di diversi anni fa, la struttura è del 1955 e questa è una storia, non so se sia vera o meno, ma la leggenda narra che due signore lasciarono in eredità questo appartamento al comune di Bologna e che nel testamento c'era scritto proprio in maniera esplicita che questa casa fosse data per i senza dimora. Quindi da lì l'idea del comune di aprire questa struttura che di fatto è aperta dal 2002, non come la vediamo oggi, nel senso che dove c'era il canile c'erano dei container dove venivano ospitate le persone, e solamente nel 2006-2007 si è deciso di togliere i container e trasformare questa zona nel canile. E quindi diciamo che nasce un po' così con una leggenda. Quindi noi accogliamo principalmente persone che hanno progettualità molto definite e con cui facciamo dei percorsi molto strutturati proprio perché durante il giorno loro sono fuori, quindi dobbiamo comunque avere al nostro interno persone con un'alta autonomia perché anche il tempo che noi abbiamo per lavorare con loro è molto poco e soprattutto in fascia serale. Mentre ci sono invece tutte le altre strutture che sono H24, ovvero le persone stanno lì dentro tutto il giorno, però anche lì diciamo ognuno ha la propria organizzazione. La cosa che ci accomuna H12 e H24 è che per entrare all'interno della struttura devi essere segnalato dal servizio sociale, mentre per quella del libero accesso c'è sempre un raccordo con le unità di strada, ma non per forza devi essere seguito da un assistente sociale. Quello è un passaggio che si può fare in un secondo momento. Da noi no, da noi si entra solamente tramite segnalazione. Ci siete operativi dal 2002, quindi sono già ben 20 anni di esperienza, complimenti. Quanti posti di letto offrite e se sia per uomini che per donne? Allora, la struttura ha 28 posti, che sono 21 posti uomo e 7 posti donne. Di questi 28 posti, due sono dedicati alle emergenze. Nel nostro caso, le emergenze sono legate principalmente a persone con cane, nel senso che noi abbiamo due posti che quasi tutti i mesi dell'anno sono liberi, ma che possono essere attivati dalle unità di strada qualora incontrassero un signore o una signora con un cane che necessita di un'accoglienza immediata. Di base invece gli altri 26 posti, quindi 20 uomo e 6 donna, vengono riempiti nel corso dell'anno con la varia lista d'attesa e le segnalazioni,
E la caratteristica secondo me molto carina del rifugio è che, se non ha struttura molto piccola, molto a dimensione, mi verrebbe da dire quasi familiare, una, quasi una micro comunità, e abbiamo la possibilità di lavorare molto sui progetti di uscita, nel senso che in questi anni, io sono qua dal 2017, sono state tantissime in realtà le persone che sono uscite dalla struttura per situazioni migliorative, che fosse Case Acer, che fosse Housing First, che è un progetto di abitare solidale sociale, e, o mercato privato. È molto raro che le persone che stanno a rifugio tornino nel, diciamo, nella dimensione della grave emarginazione adulta. Ecco, parlaci un po' della vita all'interno del rifugio. Quali sono di solito le regole che chiedete ai vostri ospiti di rispettare? Regole base di convivenza. I capisaldi della, del regolamento e della struttura sono il rispetto del, del prossimo, il rispetto degli orari. C'è un focus molto importante su rispettare gli orari, e rispettare l'orario della cena, rispettare l'orario di uscita dalla struttura, di ingresso dalla struttura, perché l'obiettivo della, quando è stato pensato il regolamento, è stato pensato come se il centro di accoglienza fosse una micro società, e come in ogni società ci sono delle regole, che siano stupide o meno, e queste regole però devono essere rispettate. Quindi anche un rispettare un orario di ingresso, rispettare un orario anche solamente per mangiare, ti dà una dimensione della realtà, come il lavoratore deve rispettare l'orario di lavoro, e chi va a mangiare al ristorante deve aspettare l'orario del ristorante, chi sta in un dormitorio deve rispettare quelle regole base, che però in realtà ritrova in una qualsiasi vita quotidiana. E dopo aver ascoltato Mirko Tesini, continuiamo in dolcezza, perché parliamo di Hissein Mahmoud, il pasticciere del deserto, lo chef ciadiano che è stato eletto miglior artigiano dell'anno 2022 da Lebe, la guida di ristoranti e bistro di Parigi e dintorni. Lo riferisce l'ambasciata di Francia in Chad, sottolineando con orgoglio questa vittoria dell'eccellenza franco-ciadiana. Questo è un bellissimo riconoscimento, raccontaci come ha fatto a ottenerlo. Hissein, riporta il sito francese di cucina Aquimieux, ha 38 anni, è nato a Faya Largeau in Chad e si definisce un africano sahariano nomade stanziale. Appartiene all'etnia Guran e fa parte di una famiglia di agricoltori specializzate in palma da dattero. Attratto fin dall'inizio, fin da quando era bambino, dalla cucina, amava osservare la mamma mentre era intenta in preparazioni, mentre appunto cucinava per la cena o per il pranzo, ma veniva spesso allontanato, mandato via. Infatti in Chad, Caterina, sono le donne che si occupano di cucinare. Non è vista bene, diciamo, la presenza dei maschi, perché è ritenuta la cucina un'attività in cui i maschi non devono essere coinvolti. È una zona riservata al mondo femminile. Gli unici momenti in cui Hissein riusciva a cucinare erano le gite della domenica con i cugini in campagna, e metteva sul fuoco carne, verdura, e nessuno osava dire nulla, per fortuna. Ma raccontaci anche come è riuscito a diventare chef, a formarsi. È stato facile? Immagino che non sia stato facilissimo data la situazione, però dopo il diploma di maturità Hissein si è trasferito in Algeria. In quegli anni ha cominciato a cucinare molto. La svolta è avvenuta con il trasferimento in Francia per frequentare la scuola di cucina di Montpellier. Lì c'è stata la vera trasformazione. E dopo questa formazione ha cominciato a lavorare nel campo grazie a uno stage ed è riuscito a farsi assumere e ha capito fin da subito che la sua vera passione era la pasticceria. E per realizzare i suoi dolci, il giovane pasticcere infatti si immerge nei ricordi culinari dell'infanzia, da cui trae ispirazione. E il suo sogno, Caterina, in realtà è quello di riuscire a rivoluzionare da un punto di vista sociale il mondo della cucina in Chad, a far capire che anche gli uomini possono fare questo lavoro e occuparsi delle preparazioni quotidiane di cibo e di pasti. Inoltre l'intento è anche quello di far conoscere la sua cultura nel mondo, i sapori, le usanze, gli ingredienti. E lui dice che ogni giorno lavorativo è una gioia. Vive a Parigi, non ha un negozio ma sogna di averne uno, e lavora come libero professionista.
La cosa che gli piace fare di più sono le torte, i dessert, riesce a fare tutti i tipi di torte e conduce anche dei corsi di pasticceria. E continua dicendo che ha la netta sensazione di realizzarsi nella sua attività professionale e di certo il premio che ha ricevuto farà decollare la sua carriera, almeno noi gliela auguriamo vivamente. E mi fermo qui, Caterina, perché lasciamo la parola a una miniserie che si chiama Forti, Liberi, Indipendenti, esempi per oggi dell'Islam di ieri, realizzata da Ask Insieme con il partenariato della comunità islamica di Bologna, della Casa delle Donne per Non Subire Violenza e di Senza Violenza. Letizia Lambertini, che è appunto referente interventi di pari opportunità di Ask Insieme, intervista Rama Matugwi, neuropsicologa e mediatrice di lingua araba, segretaria dell'Associazione Comunità Islamica di Bologna, e in questa puntata si parla di Khadija, del suo lavoro di mercante, della sua autonomia economica e di come conosce il profeta Maometto. Ascoltiamoli. Ciao Antonella, ciao Caterina, ciao a tutte le persone che ci stanno guardando e ascoltando oggi. Questo è il secondo episodio di una piccola serie dedicata alla violenza maschile contro le donne. Sono insieme a Rahma Matughi, che ringrazio ancora della sua presenza, che rappresenta la comunità islamica di Bologna. Io sono Letizia Lambertini, Ask Insieme, l'azienda che si occupa di servizi sociali per l'Unione Reno Lavino Samoggia. Ask Insieme con la comunità islamica di Bologna ha realizzato un video per parlare di violenza maschile contro le donne. Lo ha fatto parlando attraverso tre figure storiche dell'Islam: Aisha, Khadija e Nusayba. Nello scorso episodio abbiamo parlato di Aisha, oggi parleremo di Khadija, ma ne parleremo dopo aver guardato insieme questo video. Vivo in una casa isolata, il paese è lontano. Mio fratello non vuole che io prenda la patente. Dice che se ho bisogno di qualcosa può accompagnarmi lui, ma non è mai a casa. Dopo la scuola non posso andare con le mie amiche a fare le cose che mi piacciono. Se mio padre lo sa, sono guai. Dici che è il posto di una ragazza e la casa. Vorrei partecipare a un corso di italiano, ma mio marito pensa che per stare a casa non mi serve. Siamo cresciuti con questa idea di noi stessi, eppure nella nostra storia ci sono state molte donne libere, come Aisha, che usciva di casa senza un accompagnatore e che era talmente autorevole e rispettata che molti uomini andavano da lei a chiedere pareri giuridici. Ho studiato e vorrei lavorare, avere un'autonomia economica, ma mio padre dice che sarà mio marito a occuparsi di me. Gestisco tutta la casa da sola, ma non ho neanche il permesso di fare la spesa. Non posso avere soldi in tasca, non posso comprare quello che voglio. Mio fratello invece ha i suoi soldi e ci fa quello che vuole. Siamo cresciuti con questa idea di noi stessi, eppure nella nostra storia ci sono state molte donne indipendenti, come Khadija, che era una commerciante, che era molto ricca ed economicamente indipendente e organizzava affari e commerci senza l'aiuto di un uomo. Vorrei studiare e diventare ingegnera, ma mi dicono che sono una donna, che è un lavoro che non potrei mai fare. Prima di avere dei figli vorrei fare tante cose, però la mia famiglia pensa solo a trovarmi un marito. Mio padre e i miei fratelli hanno sempre pensato di dovermi proteggere, anche se io so badare molto bene a me stessa. Siamo cresciuti con questa idea di noi stessi, eppure nella nostra storia ci sono state molte donne forti,
come Nuseiba, che era una guida molto carismatica che si fece spazio in un mondo di uomini e fu ambasciatrice delle loro richieste. E quindi Rahma innanzitutto chi era Khadija? Allora, Khadija è stata la prima moglie del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, ed è stato anche il primo amore, quindi è stato un amore importantissimo, a parte altro che Romeo e Giulietta, è stato un amore veramente bello, veramente. Infatti molte donne di oggi cercano sempre di copiare questo amore. E Khadija è stata anche una mercante, una commerciante alla Mecca, alla Medina di Mecca, ed è stata la prima donna che commerciava nel commercio, in economia, quindi abbiamo scelto questa figura appunto per questa cosa. Infatti, ecco, l'abbiamo citata come esempio di indipendenza nella frase che viene detta dopo la presentazione di storie di violenza economica, è una parte del video. Abbiamo invece, su vostro consiglio, evocato Khadija come un esempio di indipendenza. Se ci dici qualcosa di più della sua indipendenza, quindi una donna mercante, ma ecco, perché un esempio di indipendenza? Allora, Khadija bint Khuwailid, perché si chiama così, è stata una commerciante, ma lei aveva già alle spalle due matrimoni che sono andati male, quindi era già sposata, prima di sposarsi col profeta, pace e benedizione su di lui. E aveva lavorato perché il padre era ricco, quindi lavorando aveva avuto la sua indipendenza economica, aiutava le persone che avevano bisogno, ed è stato il primo anche il profeta a essere stato aiutato da Khadija, perché come sappiamo il profeta era un orfano, povero, però lei, sentendo in giro delle voci in cui lui era il Siddiq, vuol dire l'affidabile, perché il profeta non era quel commerciante, quello aiutante che rubava, che anzi usava la sua astuzia, usava la sua furbizia, usava anche la sua generosità aiutando i prossimi. Infatti Khadija lo voleva a tutti i costi a fianco a lui nel lavoro, e quindi dandogli dei compiti importanti. E questa figura per noi è importante perché appunto considera l'indipendenza economica, perché le donne di oggi fanno fatica ad avere la sua indipendenza, fanno fatica ad avere un lavoro dove possono guadagnare dei soldi, oppure guadagnano dei soldi ma vengono presi dai loro propri mariti. È molto interessante questa parte di storia, quindi è Khadija che avvicina il profeta Maometto e poi nasce anche questo amore. Khadija quindi era più anziana di lui, era più matura di lui. Dicono la differenza di 19 anni di differenza, quindi lei più o meno sui 45 anni e lui sui 25-24 anni, però le date precise non si sa ancora, quindi però lei era molto più grande, e anche questa cosa della stigmatizzazione del fatto che lei fosse grande, lui più piccolo, negli anni, nella vita del profeta non c'erano, quindi la differenza d'età non c'era, perché adesso molte persone dicono io mi sposo solo con una più piccola di me, non accetterei mai una più grande, una divorziata. Invece Khadija rappresenta il contrario di questo pregiudizio, ecco. Che è anche un esempio appunto di indipendenza, cioè di una donna che sa che cosa vuole e ottiene quello che vuole, insomma, sia dal punto di vista economico come mercante e anche nella relazione poi con questo uomo che
è una relazione di grande amore, come dicevi. Sì. Ma quindi dal punto di vista della indipendenza, qual è il messaggio che trasmette Khadija alle donne di oggi, e non solo alle donne dell'Islam, come avevamo già detto per Aisha, ma anche a tutte le donne, considerando che anche innanzitutto il messaggio di oggi è sicuramente che le donne di oggi devono lavorare per ottenere la loro libertà, lavorare per ottenere la loro dipendenza, la loro indipendenza. E appunto molte donne di oggi non lavorano oppure non studiano perché appunto vogliono che il marito o il fidanzato diano la loro libertà, ed è sbagliato. Abbiamo anche una figura nell'Islam che è Khadija, che è stata da sola per anni dopo il matrimonio che sono andati male, ha lavorato col sudore e poi ha ottenuto il lavoro, ha ottenuto anche l'amore della sua vita, e questo è un messaggio per noi: voi donne dovete lavorare, dovete studiare, raggiungete i vostri obiettivi, raggiungete i vostri sogni per poter ottenere quello che avete sempre voluto. Beh, bellissima, bellissima questa figura, grazie Rahma. Ringraziamo anche tutte le persone che ci hanno seguito oggi e vi diamo appuntamento alla prossima ed ultima puntata di questo piccolo ciclo. E dopo il servizio Forte, Libere e Indipendenti, ringraziamo sempre Letizia Lambertini e tutti gli altri collaboratori, l'ASC insieme e le altre associazioni sopracitate, e vi ricordiamo appunto di scriverci redazioneliberidentro@gmail.com, scriveteci anche al nostro indirizzo di posta in sede, Casa Don Giuseppe Nozzi, Via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. E poi vi ricordiamo di partecipare per la nostra chiamata alle parole intitolata Parlami Dentro. È una modalità resiliente, ecco, per creare connessioni, per mettere in circolo buone parole scevre da pregiudizi e far sentire un po' meno le persone detenute durante soprattutto il mese di dicembre, che anticipa il Natale. Noi leggeremo le vostre lettere durante la trasmissione dall'11 dicembre in poi, quindi scriveteci parlamidentro@gmail.com. Grazie a tutte e tutti, ci rivediamo domani, stessi orari, stessi canali, a domani.